E allora buon pomeriggio amici del Monito e siamo ancora qui, nonostante la stanchezza di questa campagna elettorale, a far parlare i territori. E questo pomeriggio siamo in un paese che io conosco bene perché, devo dire la verità, ha prodotto una bellissima gioventù di quarantenni. Che veramente si è sudata, diciamo, la posizione che acquisisce. Non sono come questi qua, come si chiamano, come questi insetti che vanno nel Parlamento. No, 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 non sono così. Sono dei ragazzi, sono dei giovani amministratori che in realtà veramente sono consapevoli del ruolo che vogliono andare a ricoprire. Ma ho insistito tantissimo per avere qui con noi un candidato speciale, che è il candidato a sindaco per Poggiomarino, Giuseppe Annunziata. E allora, buon pomeriggio, Giuseppe. Ciao Rossella, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e coloro che seguono il monito. Allora, Giuseppe, Si innanzitutto io ti sente? ringrazio per aver... Sì, ti sento, ti preoccupa, tanto qua è molto, diciamo, è molto free, siamo molto liberi. Allora, Giuseppe, innanzitutto come stai? Perché ti vedo abbastanza provato. Oggi, tra l'altro, è una giornata caldissima. Sì, diciamo che siamo al termine di una campagna elettorale lunga, difficile, assolutamente particolare. Diciamo, le condizioni fisiche non sono proprio le migliori, ma resisteremo ancora a lungo. No, vabbè, tu sei, tra l'altro. Stai facendo la tua campagna elettorale, Covid o non Covid, sono già 2 mesi che io ti vedo combattere su questo territorio, perché dovete sapere che i territori comunali, quelli più piccoli, sono i più difficili, perché i voti sono ancora più Assolutamente. parcellizzati. Quindi praticamente non è che è porta a porta, è proprio è familiare per familiare, cioè diventa ancora più Volto per volto. particolare. È molto bravo, molto per volto. Però Giuseppe, innanzitutto ciò che insomma che voglio chiederti è, rispetto all'amministrazione precedente, quindi quella che è passata, quella con l'Annunziata che conosciamo, quali sono praticamente i punti critici che ancora pensi, su cui bisogna ancora lavorarci, insomma? Ma guarda, un comune in provincia di Napoli, come tutti, ha delle grossissime difficoltà. Non basta un'amministrazione o due amministrazioni per risolvere tutti, per risolvere tutto quello che manca. Ovviamente noi partiamo da un punto di partenza importante, che è il lavoro fatto negli anni precedenti, nel quale il paese ha cominciato a rivivere seriamente, sono state realizzate una serie di opere pubbliche, c'è una comunità viva che va incentivata, va risvegliata, va assolutamente seguita. Ma sostanzialmente noi facciamo un lavoro di grande ascolto nei confronti della cittadinanza. Io ho l'intenzione di mettere il cittadino al centro dell'azione amministrativa, quindi fondamentalmente sto lavorando con i cittadini, cerco di fare quanti più incontri possibili, nonostante le difficoltà che vengono da questa emergenza sanitaria. Ma io mi immagino un paese a misura di cittadino. Sì, nelle realtà pure diciamo più piccole questo è già più comprensibile, più diciamo più realizzabile. Quindi rispondere in modo, anche perché diciamo rispondere alle istanze del cittadino non rispondere attraverso il web, no? Cercare No, quindi proprio assolutamente. quindi staccarci un po' da Cerchiamo. questo mezzo. Assolutamente, assolutamente. Nonostante io sia uno forse dei precursori dell'utilizzo del mezzo del web, del social, penso di essere iscritto dal 2008 a Facebook, ma sostanzialmente credo che questa pandemia ci ha insegnato un sacco di cose. Una di queste è che le persone cercano, hanno bisogno di contatti, hanno bisogno della vicinanza fisica, c'è cioè bisogno di ritornare in piazza, di riappropriarsi dei propri spazi, c'è bisogno di la propria città. Questo lockdown è stato davvero qualcosa di terrificante per una comunità che poi non è grandissima come quella di Poggiomarino, anche se supera i 20.000 abitanti, ma è una comunità molto unita, una comunità che è particolarmente attenta al suo territorio.
La tua coalizione, quindi, da quante voci è composta? La mia coalizione è composta dal Partito Democratico di cui faccio parte, ma poi c'è una robusta rete civica che è anche il nome di una delle mie liste e anche un'altra lista che si chiama Mia Poggiomarino e che comprende una serie di persone che vengono dalla società civile, imprenditori, professionisti. Volontari, militanti, c'è una serie. Abbiamo un sacco di bella gente con noi, insomma. Sì, quindi praticamente avete messo insieme anche componenti della società civile, questo è giusto Assolutamente perché sì, perché mettere a sì, servizio le dicevo. professionalità, no? Dimmi, dimmi. Assolutamente, e lo abbiamo fatto anche perché se è vero che noi abbiamo proposto un programma e un progetto che parte dal centro-sinistra, ovviamente, ma non è un programma di partito, è un programma che si basa su Poggiomarino e per Poggiomarino e che si riunisce sotto l'unica bandiera dei colori di Poggiomarino. Quindi senza Quindi nessun imbarazzo ci rivolgiamo a tutta la popolazione, non solo all'elettorato di centro-sinistra. tu ti poni come cittadino di Poggiomarino per i cittadini di Poggiomarino, questa, diciamo, Assolutamente sì. questa era, e non come uomo di partito. Anche se devo dirti Possiamo una cosa. conciliare entrambe le cose. Devo dirti una cosa che comunque è fondamentale, secondo me, avere anche delle ideologie, no? Avere anche dei principi fondamentali e delle, diciamo, e un ottimo orientamento, perché come abbiamo visto, seguire soltanto con la protesta, andare avanti soltanto con l'antipolitica non ha prodotto, non ha dato tanti prodotti. Ma a proposito, ma ci sono grillini a Pomigliano? Ah, scusami, a Poggiomarino, Pomigliano sì. Diciamo, non sono presenti a queste elezioni. Non hanno presentato la lista, quindi No. le hai tolti No, via. può darsi che hanno aderito al mio progetto, non lo so. Spero, mi Ho auguro. capito. Ah, no, pensavo che ci fosse la lista grillina. Noi stiamo un No, po' non c'è. cercando di capire. Ah, non ci sta. Ok, questo comunque è una notizia, è un dato politico importante, perché quindi vuol dire che la popolazione di Poggiomarino vuole aderire a dei progetti costruttivi. E allora, Giuseppe, ascolta, tra poco cominceranno le scuole, ma tra l'altro io so che oggi, mi pare che era il primo giorno di scuola o ieri, ma non so, perché noi stiamo facendo degli special insieme a dei dirigenti ogni settimana sulla Ministra Azzollina, ma come è cominciata, diciamo, questa settimana per gli studenti e per le mamme? No, no, a Poggiomarino ancora non sono iniziate le scuole. Stamattina ho avuto un colloquio con il commissario prefettizio che in buona sostanza sta aspettando ancora le indicazioni del governatore, ma credo che ormai il rinvio sia scontato. Credo che si stiano organizzando per far iniziare le scuole la settimana prossima. Il 24, quindi dopo, quindi dopo, Sì. quindi Se non diciamo addirittura credo il lunedì successivo. ancora una volta, quindi De Luca decide al posto del governo. Ma a proposito di De Luca, allora Però permettimi quanto la apprezzo? tre. Però Dimmi. permettimi. Sì, no, credo che sia stata una misura abbastanza coerente nel momento in cui ci sono le votazioni, perché francamente fino a martedì saranno impegnati con l'operazione di spoglio, poi le necessarie sanificazioni, insomma, il ripristino delle aule, credo che sia stato più opportuno tornare la settimana prossima che prima del voto e poi interrompere. No, ma questo sicuramente è sempre un po' più logico il governatore rispetto anche al Ministero dell'Istruzione. Quanto ha Pragmatico, è apprezzato? pragmatico. È un po' più pratico, diciamo, una cosa leva un po' di lavoro, un po' di pensiero ai amministratori locali. Quanto ha apprezzato il lavoro di De Luca durante il lockdown? Tantissimo, e credo lo abbiano fatto anche i cittadini. È diventato un po' una sorta di secondo padre, dal momento che per una sciagurata scelta il nostro comune era commissariato e quindi non aveva un sindaco nel momento, una guida nel momento più duro della sua storia. Quindi diciamo De Luca è stato un po' il padre di tutti, è stato il punto di riferimento. Credo che molte persone si siano affezionate a lui nel periodo del lockdown.
Eh sì, comunque il governatore è riuscito anche a portare avanti, no, questa macchina mostruosa della regione, nonostante tutto, e credo e crediamo, no, che alla fine la sua riconferma non è che sarà scontata, ma più o meno sicuramente vincerà Plebiscitaria, meritatamente. direi. Plebiscita. Noi Direi dobbiamo dire, perché plebiscitaria. sai, non vorrei dire scontata, ma vorrei dire meritata, perché comunque De Luca è stato un governatore che ci ha rappresentato, no, a livello nazionale, in molte occasioni, ha fatto sentire sempre la sua Guarda, voce. io credo che le elezioni. Ma io credo che l'esito del voto, quando escono, diciamo, i voti dalle urne, è sempre perché qualcuno se l'è meritato. Credo che non è mai un caso vincere le elezioni. Il Questo giudizio del popolo è ce l'ho. sempre serio, è sempre importante. Sai, Giuseppe, ma Questo tu vale non per hai tutte le elezioni. paura? Non hai paura che a causa del Covid molte persone non si recheranno alle urne? Ma è un timore che condivido, insomma, è un timore che esiste, è reale. E non ti nascondo che durante questa campagna elettorale ci siamo resi conto che soprattutto molti anziani o persone a rischio, insomma, hanno qualche difficoltà ad andare a votare, questo è chiaro. Ma credo che sia democraticamente uguale per tutti questo, per me e per il mio competitor, quindi non credo che influirà più di tanto. Quindi pensi che comunque non inciderà molto sull'affluenza alle urne? No, io penso che un po' di incidenza ci sarà, però le elezioni amministrative sono sempre molto più sentite rispetto alle altre. Quindi io non credo che scenderemo comunque sotto una soglia che sarà comunque altissima di votanti. Se normalmente votano 11.000 persone a Poggiomarino, me ne posso immaginare un migliaio in meno, ma non di più. Credo almeno. Ho capito. No, questa è una cosa, insomma, che preoccupa, soprattutto perché tu sai che ci sarà il referendum sul taglio dei parlamentari, che tra l'altro è un referendum che oramai sembra essersi trasformato in un voto politico, no? Come troppo Purtroppo. spesso succede, ed è una cosa sbagliatissima. È una Ed è cosa assolutamente proprio sbagliata. Su questo che volevo interrogarti. Sai, il taglio dei parlamentari è una cosa, insomma, che giusta, che è chiaro, che per metterci in pari con gli altri paesi, eccetera. Però purtroppo il rischio che si correva è che, unendolo insieme alle amministrative, alle regionali, potesse poi diventare un voto politico. Tra l'altro, De Luca si è espresso per il no, ha parlato di demagogia. Ha detto questo: fatto così è demagogia. Chiaramente la sua posizione è coraggiosa, va oltre le bandiere. De Luca è sempre così, non ha paura di essere impopolare. Tu che ne pensi? Ma guarda, io credo che questo referendum sia abbastanza inutile, lo dico da studioso del diritto costituzionale, lo dico convintamente. Io capisco le ragioni del sì e non ho fatto nessuna battaglia elettorale su questo, io non lo ritengo un argomento per il quale si debba fare campagna per il sì o per il no. Personalmente, a mio adesso avviso, voterò per il no perché non sono convinto, ma allo stesso tempo devo dire che le ragioni del sì possono anche essere buone, cioè nel senso chi crede che ridurre i parlamentari possa portare a qualcosa di positivo per il nostro paese, insomma, ne rispetto il pensiero, non lo condivido. Tutto qui, insomma, non mi va di fare campagna elettorale su qualcosa che insomma, poco di politico, è un tecnicismo Hai ragione, che non credo debba essere deciso dal popolo, hai francamente. Però, perfettamente ragione, diciamo, perché il referendum serve per far decidere al popolo, non ai politici. Quindi anche tutta questa campagna elettorale che viene fatta dai grillini per il sì, ovviamente, invece di una campagna informativa, no? Bisognava semplicemente fare una campagna informativa. le informazioni si manipolano in ogni modo, ma lo dico da entrambe le parti. Cioè, non mi sta piacendo per niente questo tipo di campagna, neanche di quelli che votano per il no, francamente. Sì, Non è stimolante, non ci sono argomenti seri, è un continuo rimbalzarsi di accuse, ma alla fine per il cittadino non cambia assolutamente niente, tranne per il fatto che un deputato sarà ancora più lontano dai territori di quanto non lo sia già adesso.
E cosa ne pensi della proposta di legge elettorale proporzionale senza preferenze con listini bloccati? Ma guarda, le leggi elettorali sono un termometro, io ritengo che non esista la legge elettorale perfetta. Sono cresciuto con il maggioritario perché ho cominciato a votare che c'era il maggioritario. Capisco che adesso abbiamo un sistema parlamentare, una situazione politica completamente diversa, probabilmente il proporzionale in questo momento è più adeguato, però non ho mai un'idea precisa, perché ma un'opinione piuttosto, perché una legge elettorale si deve adattare ai tempi. Ho capito, quindi sì, questa qua comunque è un modo, insomma, è una risposta, però sai, ci sono state un poco di critiche rispetto alla questione delle preferenze, no? Dicono i partiti forse poi dopo Guarda, io avranno un credo nelle ruolo. preferenze. Io Sì. storicamente credo nelle preferenze. Vi faccio un esempio. Mi diceva un antico amico, mi spiegava quando c'era il sistema delle quattro preferenze numeriche, e diceva: sulle quattro preferenze numeriche, la prima magari va all'amico, la seconda al potentato, la terza magari alla lobby che lo devi fare, ma la quarta probabilmente è una preferenza, diciamo, libera. E quindi sosteneva che le quattro preferenze erano era il sistema migliore per poter far esprimere anche una preferenza libera, che troppo spesso forse non lo è. Questo sì, sarebbe bello insomma cercare di ritrovare un dibattito parlamentare, anche se il Parlamento sembra un po' esaudorato, no? Dal suo ruolo Guarda, ultimamente. questo è il motivo per cui, diciamo, i motivi del no non è che mi convincono alla grande, perché poi avere un Parlamento di hanno legami con il territorio, che non hanno particolari attitudini alla vita parlamentare, è a volte superfluo. Quindi probabilmente il taglio ci sta anche. Ma il problema non è il numero dei parlamentari, il problema è la qualità della politica, il problema è la rappresentatività dei territori all'interno del Parlamento. Ed è questo il vero problema, che i partiti ovviamente non vogliono affrontare, perché i partiti devono eleggere i loro ascari. Quindi possiamo discutere di taglio, di non taglio, ma alla fine ci saranno sempre i soliti. Quelli che saranno colpiti sono probabilmente i territori, che vedranno la loro rappresentanza venire sempre di più o meno. Mentre invece rispetto alla reintroduzione del vincolo di mandato, che ne pensi? No, io la Costituzione non la modifico sugli aspetti fondamentali. Mi dispiace, l'amo così tanto che non. Credevo nella riforma, ho creduto nella riforma da Renzi, non lo rinnego perché era strutturata, anche se non è che mi piaceva al 100%, però pensavo che una riforma più strutturale della Costituzione, un restyling che potesse dare nuovo slancio alle istituzioni, fosse necessario. Il popolo non ha voluto così e bisogna adeguarsi, va bene così. Probabilmente anche in questo caso avremo purtroppo un fallimento di questo referendum per come è stato posto. Questa è la verità, perché è diventata Eh proprio sì, come perché abbiamo detto. perdiamo sempre l'occasione per fare una riflessione seria su quelli che sono i veri problemi. Invece ci affezioniamo agli slogan, ci affezioniamo alla rissa politica fine a se stessa, Movimento 5 Stelle contro PD, contro centrodestra, però il ragionamento e il dibattito lo dico da chi ha amato da chi ama e ha amato la politica e si è formato su testi di altre persone, di altri politici, francamente. Giuseppe, tu sei un papà, c'è un bambino, quindi questo è Bambina. importante, è una bambina e quindi tra poco diventerai anche papà, no? Di tutti i bambini di Poggio Marino, ma che tipo di città vuoi dare, no? A questi bambini che poi diventeranno ragazzi? Che tipo di futuro vorresti prospettare? Guarda, io credo che i
i bambini ovviamente sono il nostro futuro, sono il nostro specchio. Io ho una passione enorme per i bambini e credo che il mio impegno principale sarà soprattutto nella formazione, sulla scuola. Io voglio crescere le nuove, cioè voglio che le nuove generazioni crescano nella consapevolezza che un mondo migliore lo possono creare solamente loro. Le persone un po' più in là con gli anni sono difficili Da convincere. da convincere, ma non solo da convincere, proprio certe pratiche, proprio non le certe pratiche moderne di civiltà magari non le riescono proprio a capire, non le riescono a incamerare. Se i bambini, quindi a bambini, poi i ragazzi, attraverso la scuola, attraverso le associazioni, attraverso una comunità sana, crescono in un ambiente sano che gli dia anche le opportunità di sviluppo che meritano, e in questo l'amministrazione deve fare la sua parte, dando ecco, la possibilità ai giovani di avere strutture, di avere formazione, di stare nel proprio territorio in maniera concreta, cioè di poterci stare senza dover scappare via. Ecco, questo significherà che i ragazzi cresceranno meglio e che questo paese sarà migliore e andrà a gonfie vele. Io ci punto molto sui giovani perché sono loro la nostra speranza e credo che Apro. ci siano belle possibilità, buone possibilità. Tra l'altro, sui giovani ci è ritornato anche Mario Draghi, no? Nella sua convention di Rimini, ha parlato proprio di una trasformazione di questa Europa, in base appunto a quelle che sono, a quello che è il futuro che deve essere prospettato per i giovani, parlando di ambiente, parlando di digitalizzazione, quindi di nuove opportunità di lavoro. Ti volevo chiedere, rispetto alla forma assistenzialistica del reddito, se ci si sono, diciamo che secondo te, che tipi di, quali sono i pro e i contro del reddito di cittadinanza in territori così piccoli, diciamo come Poggiomarino, si hanno inciso rispetto a degli equilibri o no? Guarda, è un discorso molto complicato. Ci sono sicuramente delle figure, delle persone, delle famiglie che hanno beneficiato di questo reddito per poter respirare, per poter andare avanti. Nel periodo del lockdown è stato fondamentale per qualcuno poter accedere al reddito di cittadinanza. Ma le storture sono tante, sono troppe, cioè di personaggi che lo ricevono indebitamente, di personaggi che utilizzano questa risorsa per rifiutare offerte di lavoro. Io ho visto numerosi, ho conosciuto un sacco di imprenditori in questa campagna elettorale che si lamentavano di non riuscire a trovare più forza lavoro, perché il reddito di cittadinanza fa preferire magari al ragazzo di stare a casa sul divano piuttosto che andare a lavorare e perdere, rischiare di perderlo. Per cui io rispetto a queste misure generalizzate sono evidentemente contrario. Credo che ci siano delle forme di assistenzialismo che vadano assicurate alle persone che stanno veramente male, ma ce ne sono altre che sono decisamente superflue e che stonano con il tessuto sociale e produttivo di un paese. Io ho parlato molto nel mio programma delle politiche sociali, le politiche sociali che troppo spesso i comuni, anche grazie ad ambiti che non funzionano alla perfezione, insomma, lasciano un po' al caso. L'emergenza, la pandemia ci ha insegnato che le politiche sociali sono fondamentali e vanno, secondo me, rivoluzionate. Io sono dell'idea di dare molti meno contributi a pioggia, ma sono dell'idea di potenziare e far funzionare i servizi essenziali che servono ai disabili, che servono ai minori a rischio, che servono alle famiglie in difficoltà. Quindi più servizi, meno contributi a pioggia. E allora, Giuseppe, io sono contenta che sei stato qui con noi, siamo stati insieme quasi per una mezz'oretta, il tempo doveva è scorso praticamente velocemente perché è stato piacevole ascoltarti, quindi ascoltare un candidato a sindaco per una città che ha idee innovative ed è soprattutto vicino ai cittadini. Ti lascio quindi 20 secondi per dire quello che vuoi ai cittadini di Poggiomarino.
Ai Poggio Marinesi sto parlando nelle piazze, stasera abbiamo un altro comizio a via Iervolino. E sto notando tanto entusiasmo, tanto coraggio, tanta passione negli occhi dei miei cittadini. Questa cosa mi riempie il cuore e niente, credo che questa comunità stia ritrovando forse anche. A seguito della pandemia, non lo voglio sempre ripetere, ma ha un po' rivoluzionato le cose, ha un po' cambiato gli orientamenti delle persone, i cuori delle persone. Io mi immagino una Poggio Marino unita che faccia finalmente blocco, che progredisca insieme. Io mi immagino un cammino fatto da donne e di uomini. E mi immagino uno sviluppo sostenibile con i commercianti, con gli imprenditori, un dialogo costante, la risoluzione di tante problematiche che ci assillano. Il mio sogno è far rivivere questa comunità e renderla sempre più unita e sempre più forte. Questo è l'obiettivo che mi sto prefiggendo fin dall'inizio della campagna elettorale e sono sicuro di riuscire a portarlo a termine. E allora io ti auguro un buon rush finale, quindi fino a domenica, lunedì, perché veramente questi qua sono giorni vissuti con intensità e vissuti fino all'ultimo secondo. E spero che insomma riceverai le certezze che chiaramente ti aspetti dai cittadini di Poggio Marino. Quindi io ti saluto ancora una volta, siamo contenti qui di averti avuto col monito e spero di riaverti quindi con la fascia tricolore. Dopo il Grazie 21 di settembre. Grazie. Rossella, grazie di cuore e saluto tutti i telespettatori. Ciao. Ciao, caro.